Torna ad Alessandria e di al governatore Petronio che il Kebir ha deciso di salvarti la vita. Ma non sarà sempre così generoso. Vattene. Togliete le corde e date loro da bere. Svelti! Torna ad Alessandria e di a Petronio che il Kebir ti ha salvato la vita. Ma non sarà sempre così generoso. Vattene! Salva la vita per questa volta. Tornerai ad Alessandria e dirai al governatore Petronio che El Kebir ti ha salvato la vita. A Roma mi disprezzerebbero, vedendomi così truccato. Ad Alessandria invece diranno che sono più attraente. Tu non sembri dello stesso parere, vetero. Forse il comando delle tue legioni ti ha diseducato a distinguere il bello dal brutto. Ti sbagli, Petronio. Sei molto attraente. E tu, Longino, cosa pensi? Sei il consigliere civile e tra gli affari civili c'è anche la cura dell'aspetto estetico e del comportamento esteriore del governatore. Avanti, Longino, suggeriscimi uno dei tuoi consigli acuti e preziosi. Non mi hai ancora risposto, Longino. Beh. Credi allora che sono un folle? O un buffone. Stai esagerando, Petronio. In ogni cosa. Nelle requisizioni e nei tributi. Hai tolto a questa gente ogni legittima possibilità di vita. Di legittimo in questa terra ci sono soltanto io. La mia legge e l'autorità di Roma. E l'ambizione, la ricchezza. È il potere di Petronio! No! Questo no, Petronio. Ricordati che Longino è un cittadino di Roma. Che è successo, Tarok? I cavalieri del deserto ci hanno assaliti contemporaneamente al villaggio di Tarth, all'oasi di Shirar e subito dopo in un'ansa del fiume. Solo a questi è stata risparmiata la vita. El Kebir ha detto che non sarà generoso per sempre.
No. Non è possibile. Non è possibile che lo stesso uomo abbia potuto compiere 3 stragi contemporaneamente in luoghi diversi. È la paura! La folle paura! Che fa vedere questo maledetto ribelle dovunque. Anche questo è legittimo, Longino? E dov'era la tua spada, Vetero? Dov'erano le tue legioni quando... quando El Kebir ha massacrato uomini di Roma e di Licia, nostra alleata? Tarok, voglio assolutamente la testa di El Kebir a qualsiasi prezzo e a qualsiasi condizione. Dovesse costarmi tutta la mia fortuna. I tuoi figli stanno arrivando, grande Safar. Sia onore ai tuoi figli. La sorte ci è stata ancora benigna. Bene a te, Uro. Anche a te, El Kebir. Com'è andata, fratello? Tutto bene, fratello. Hai eseguito i miei ordini? Certo. In modo giusto ed esatto? Certo. Hai perso uomini? Certo, cioè no. Sei pronto a batterti? Certo. Perderai anche questa volta. Salve, Akro, l'eterno secondo. Non è stata colpa mia, però, ma del cavallo. Ma sei già la quinta volta che cambi cavallo. Va bene, diremo al vecchio padre che il tuo cavallo era zoppo, come gli altri 5. Lascia che io cavalchi il tuo e poi vedrai. L'ultima volta che te l'ho dato sei sparito per una settimana. Sapessi quanto mi sono divertito. No. Contenti per le imprese che avete compiuto, ma il rischio per noi tutti è grande. Dovrete essere più prudenti. Ormai è troppo tardi. È inutile la prudenza. La reazione di Petronio sarà tremenda, feroce, smisurata. E i nostri occhi vedranno l'orrore di nuove stragi. E io vi dico questo. Molto sangue sarà versato. E altro ancora ne verseremo, tanto da arrossare la sabbia di tutto il deserto. E da farci rimpiangere di essere nati. Ma non lotteremo invano. Solo così potremo spezzare le catene della schiavitù per i nostri figli. Se ne rimarranno. Dentro hai come una fiamma. Finirà per bruciare ogni cosa. Il giorno della libertà è lontano. Non puoi divorare il tempo. Di te ammiro il coraggio e la lealtà, ma disprezzo l'audacia e ti nego il diritto di portare al massacro tutte le genti del deserto, alle quali non hai mai appartenuto. Mai, capito? Questa non sarebbe dunque la mia gente. Ma chi è più egiziano di me? Akro non aveva intenzione di offenderti. L'emozione lo ha tradito.
non riesce ancora a dimenticare la strage della sua tribù. Raggiungilo e cerca di calmarlo. Sì, 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 è vero. La mia pelle è più bianca della vostra. Anche i miei occhi sono più chiari, ma... Calmati. È stato uno sfogo. Parole senza senso. No, no, non ti devi amareggiare. Perché non dovrei? Invece sì! Padre, quale sangue scorre nelle mie vene? Voglio saperlo! Ti prego, calmati, figlio. Perdonami, padre, sei stato buono con me. Mi hai trattato come un vero figlio, ma perché? Dimmi allora di chi è il mio sangue. Ma non ti basta sapere che sono fiero di te? Dimmi piuttosto quali viscere immonde mi hanno dato la vita. Ti scongiuro, parla. Devo saperlo. El Kebir, non tormentarti. Padre, sento una grande tristezza dentro. Questo dubbio è la fiamma che mi brucia e che non mi lascia vivere. Il tuo silenzio è ingiusto. Perché non mi dici la verità? Avevo giurato che il segreto un tempo affidatomi non l'avrei rivelato. No. Ma vedo che il tuo dolore è grande. Troppo grande. Sarebbe disumano tenere fede al giuramento. Mi fu dato da tua madre. Ora posso dirtelo. Sei il figlio di Cesare e di Cleopatra. Fu una grande regina e una donna eletta. Rese grande l'Egitto e il suo popolo lo fece rispettare. La tua nascita era stata accolta con grande odio a Roma. Temevano la presenza di un figlio di Cesare nato da una regina egiziana. Ti chiamarono Cesarione. Tua madre sapeva che un giorno avrebbero tentato di ucciderti. Per questo mi ordinò di nasconderti in un luogo sicuro affidandoti a dei sacerdoti del tempio di Berenice. Non cessò mai di amarti, fino alla morte. Tornai ad Alessandria con la pena nel cuore e un'altra creatura che da allora fu creduta come il vero figlio di Cesare e Cleopatra. Chi fosse e dove i sacerdoti l'avessero presa, non si è mai saputo. Ciò che è certo è che fu lui ad essere ucciso al tuo posto. Aveva 17 anni quando fu raggiunto dall'odio di Roma. Aveva conosciuto onore e gloria, ma dopo la sconfitta di Marcantonio e la morte di Cleopatra, cadde nella polvere. Ottaviano lo voleva a Roma per il suo trionfo, ma il Senato, forse i militari, decisero la sua sorte. Infelice creatura, condannata a un triste destino. Ti ho allevato come un figlio, ma ora ti onoro come mio legittimo re. So che queste tribù del deserto non sono molto, per chi conta, monarchi di Tebe come antenati. Ma è tutto ciò che posso darti. Ti ringrazio, padre. Ma perché? Perché dobbiamo tenere questo segreto? Se noi ora lo riveliamo, avremo un'arma potente contro Roma. Io sono il legittimo erede di Cesare. Roma non potrà più ignorarci. No, sarebbe la fine. Ottaviano verrebbe in Egitto con le sue legioni e ci distruggerebbe.
allora non si saprà mai chi sono. Non ora. Forse un giorno. Hai ragione. El Kebir! Agro è pentito di quanto ha detto. Te l'assicuro. Parlerò con lui più tardi. Ora voglio restare solo. Ti vedrà più tardi. Ora mi è sembrato sconvolto. Per chi servono quelle armi? Per la tribù dell'Oasi di Kutra. Ce le hanno chieste da molto tempo. Sei tu che gliele porterai? No, tuo fratello. Quando deve partire? Domani, all'alba. Merui! Merui! Merui, sta arrivando Amneris! Oh, va bene. Amneris! È per il Kebir? Sì, è per lui. Lo porto io. Merue, aspetta. È un amuleto, te lo regalo. Porta fortuna in amore. Merue, cosa fai qui? Amneris era occupata, allora ho pensato di venire io al suo posto. Ecco, è tutto qui. È tuo questo? Sì, è un regalo. Dicono che porti fortuna in amore. Ma tu come fai a saperlo? Amneris me ne ha già dati 5, ma non mi hanno portato molta fortuna. Merue, stavo scherzando. Forse la fortuna è vicina. E io non so riconoscerla. O grande Dio Amon-Ra, tu che domini il regno della luce, stendi su di noi il manto della tua protezione. Vuoi forse andare all'oasi di Kutra al mio posto? Io? Non ho detto questo. E poi, credo che attraversare il deserto sia veramente pericoloso. E allora se un po' di pericolo ti fa paura... Ehi! Mi farò coraggio. E se per caso incontrerò il nemico, saprò combattere ed essere degno di te. Bravo. Ma ad una condizione. Quale? Sì... Ti do il mio cavallo. Ma ricordati che devi ritornare subito indietro. E senza cavalcate selvagge. Ma certo, certo, fratello. O grande Dio, accetta la nostra devozione. E prima che la notte ti accolga tra le sue braccia, ascolta la nostra voce. Veglia sul nostro desiderio di pace, o Amon-Ra. Allontana da noi il male e donaci il bene fino al termine della nostra vita. O Amon-Ra, Dio della luce e padre di Osiris, tienici per mano e guidaci per i sentieri della vita. E quando ciò sarà fatto, portaci oltre le rive del fiume dell'oscurità, affinché possiamo trovare la pace che tanto cerchiamo e vivere felici nel calore della tua luce. Thank you.
Controlla l'uscita della gola, Satro. Va. Finalmente posso vederti in faccia, El Kebir. Si dice che la gente del deserto ti adori come un dio e che la leggenda delle tue imprese finirà col varcare il mare. Fai venire il mercante armeno. Sfortunato. Io onoro solo gli dèi di Roma. Le leggende le odio come le favole. Non sono El Kebir. Sono Uro. Non vedrai mai in faccia El Kebir. No, non lo prenderai mai! No! Allora, lo riconosci? È El Kebir. No, non è lui, mio signore. Perdonami, Petronio, è suo fratello. Sono stato ingannato. El Kebir doveva andare all'Oasi di Kutra e non lui. Ho sentito bene con le mie orecchie, Petronio. Slegatelo. Ci servirà da ostaggio. Petronio. È morto. Ci accamperemo qui. Gli uomini sono stanchi e anche tu hai bisogno di riposo. Passeremo la notte vicino al mare. Il deserto è pieno di insidie. Allora, ti piace? È vasto. È grande. Non ti fa paura? No. Manderò subito qualcuno ad Alessandria ad avvertire tuo padre. È necessario? Non puoi capire. Il deserto è pericoloso. Predoni, ribelli. E un certo El Kebir
Anche tu sei preoccupato? Ma come siamo scampati a un naufragio? Gli dei ci hanno salvato la vita. Siamo a poche miglia dalla meta, abbiamo il dovere di essere felici, non tristi. Sei un bravo storico, Varrone, un filosofo eccellente, ma non capisci mai il segreto dell'anima umana. Io sono felice. Sei felice perché? Sei stato altre volte tu al centro di una paurosa avventura. Molte volte. Perché? E non ti sei sentito libero come un uccello, come un pesce, quando sei come al limite della vita e nulla ormai può più contare. Sono parole tue, non te le ricordi? No. Oh, che bello. Oggi sono felice davvero, ma non so, non posso spiegarti il perché. Dirai a Petronio i particolari della tempesta e che la nave è in secca a circa 10 miglia da qui. Che mandi subito aiuti. E una lettiga per sua figlia. Aggiungi i saluti di Gaio Furiolentulo Tribuno e di Marco Terenzio Varrone. Dopo la spedizione al mare potremmo passare per le miniere di ferro. Non preoccuparti, Acro. Le armi non ci mancano per ora. Provvederemo al rientro di Uro. Avrebbe già dovuto essere di ritorno. Sta tranquillo. Tuo fratello è avido di compagnia. Si sarà trattenuto un poco all'oasi di Cutra. Buongiorno, Livia. Hai dormito bene? Sì. Ti farò portare dell'acqua. Perché? Ce n'è tanta. Stai esagerando, Livia. Sei stata scortese per tutto il viaggio. Mi hai sempre ignorato ed evitato. Ora basta. Ricordati che sono venuto in Egitto per controllare il governo di tuo padre. E da te possono dipendere molte cose. È un ricatto? È un avvertimento. Prendete le armi! Thank you.
Se volete salva la vita, consegnateci quella donna. Andate via, siete liberi! Va ad Alessandria e di al governatore Petronio che il Kebir ti ha salvato la vita. La ragazza rimarrà con noi. Vattene. Chi sei? Potrei darti molte risposte. Oppure una sola. Non lo so. Comunque mi chiamo Marco Terenzio Barrone. E tu? Potrei darti varie risposte anch'io. Mi chiamo El Kebir. Fatta chiamare. Sì. Tra poco avremo una donna prigioniera. Accoglila nella tua tenda e trattala secondo le nostre leggi ospitali. Va bene. E, Meroe, forse su di te cadrà la scelta di uno dei miei figli. Sappi che sarai la prediletta nella mia casa. Sia onore a te, Safar. Sarà certamente tornato. Porta i prigionieri al campo e di a mio fratello che l'aspetto qui. Questa volta non ha scuse. Ha il mio cavallo. E se non vince, lo condannerò a cavalcare un asino per un anno. Va bene. Ed ecco le mie condizioni, se vuoi rimanere con me. Devi avvertirmi quando il vento viene dal mare. Fare silenzio quando parlo io. E quando sono lontano devi agitare la coda in segno di dolore. Inoltre devi sapere piangere e ridere. Uro non è ancora tornato. Questo perché gli avevo detto di fare presto. Probabilmente farà corse da pazzi fra le gole dei monti. Ho visto gli stessi telai in Pannonia e in Illiria. Guarda piuttosto se c'è un modo per fuggire. Grazie dell'ospitalità.
Questa è la consuetudine della gente del deserto. Che cos'è? È un infuso di alcune erbe e miele. Ah. È buono. Grazie per il vestito. Ce n'è un altro per l'inverno. Speriamo che non ce ne sia bisogno. A Roma dicono che nel deserto non fa mai freddo. A Roma dicono molte sciocchezze. Già, è vero. Bevete. È il siero della pace. Il nostro capo vuole vedervi. Venite con me. Il grande Cesare in Spagna e nelle Gallie. Solo per quello che egli riteneva il suo peggiore nemico, per Vercingetorige. Cesare organizzò un trattamento così spettacolare. Ah, ma raggiunse il suo scopo. Vercingetorige rimase molto scosso. Siate i benvenuti. Consideratevi ospiti e dimenticate le dure circostanze che vi hanno condotto qui. Quale sarà la nostra sorte? Caio Giulio Cesare al popolo d'Egitto. Il favore degli dèi ha concesso ai miei occhi di vedere e ai miei piedi di toccare le sacre terre del Nilo. Il volere degli dèi mi impone di confermare davanti al mondo conosciuto il dovere di questo popolo a ribellarsi a qualsiasi forma di oppressione e di schiavitù e il diritto a vivere nella legge, nell'ordine e nei modi civili dei suoi avi, garantiti dalla legge, dall'ordine e dalla civiltà di Roma. Quel diritto è stato calpestato, deriso e tradito dalla follia di un governatore. Ebbene, quel diritto vogliamo riaverlo intatto. Sono una donna, non un soldato. Se la mia sorte è quella di essere trattenuta qui come ostaggio e mezzo di ricatto, a ben poca cosa si è ridotto l'onore di un popolo che in questo modo intende difendere i propri diritti. Tornerete ad Alessandria e riferirete al governatore lo spirito che ci anima e le nostre legittime aspirazioni, ad una condizione: che la mia proposta sia accettata dal Kebir, che tutte le tribù del deserto onorano come capo e guida. La proposta non mi sembra saggia. Petronio ha usato contro di noi ogni mezzo, ricorrendo a modi barbari e inumani. Non dobbiamo mostrarci deboli. E tu, El Kebir, rifletti bene. Non dobbiamo commettere altri errori. Non mi sembra un errore mandare la figlia di Petronio come nostra inviata ad Alessandria. Ha conosciuto la nostra gente ed è in grado di giudicare se siamo o meno dei maledetti ribelli. Avrà certamente capito la ragione per la quale combattiamo. Lascia che vada ad Alessandria e che veda come vive e cosa fa suo padre. E se il governatore non dovesse prestare ascolto neanche a sua figlia, sarà peggio per lui. La prossima volta manderemo altri inviati, ma molto meno graditi. Ed io sarò il primo. Partirete domani.
È tuo figlio Uro. Le guardie lì ce l'hanno consegnato già morto ad una carovana di mercanti di Tebe. Lo hanno vegliato una notte intera all'oasi di Misra, dove noi li abbiamo incontrati. Petronio lo ha fatto torturare da Tarok e poi lo ha finito. Dio della luce, Dio delle tenebre, ascoltatemi. Ridatemi mio fratello Uro. Sono in pena, vetero. Dammi qualche buona notizia. Non ho potuto far muovere nemmeno un legionario. Il tribuno Furio Lentulo ha posto il veto al tuo ordine di rappresaglia. Il nuovo tribuno ha un editto di Cesare Ottaviano con l'incarico di controllare la tua amministrazione. È una congiura. Una sporca, ignobile, lurida congiura. Ho governato la Cilicia e il Ponto. Ho contribuito col mio denaro a creare la fortuna politica di tanti esangui bastardi. E ora mi si infama con un editto di controllo. Se a Roma piace giocare col fuoco, ad Alessandria si lotterà col ferro. Salve, Petronio. Salve, Gaio Furio Lentulo. Ti ringrazio dell'ospitalità. Ho riposato bene. Ero stanco, ne avevo proprio bisogno. Le fatiche di due giorni di marcia nel deserto sono ormai un triste ricordo. Sono contento per te. Cateine, grano. Che significa questo? A che serve tutto ciò? Sono i doni di Cesare Ottaviano. Te li manda con il suo saluto e l'augurio di vederti presto. Vuol sapere quanto grano non hai inviato a Roma in questi ultimi 4 anni? Quanta ricchezza hai accumulato coi tuoi traffici illeciti? Perché hai fatto coniare monete con la tua immagine? E perché ti sei arrogato il diritto di rendere schiavo e opprimere il popolo d'Egitto? Sì.
Sono accuse assurde. Risponderò quando sarò più sereno. Ora sono turbato per la sorte di mia figlia. C'è tempo per rispondere. Non preoccuparti. Perché hai impedito a Vetero di agire? Era necessario. Devo riavere mia figlia! A costo di bruciare tutto il deserto! Livia interessa anche me. È giovane, bella e in età da marito. O sbaglio? No, non sbagli. Allora, Lentulo, lascia che io cerchi a modo mio. Devi togliere il tuo veto al mio ordine di rappresaglia. Quanta ricchezza hai accumulato? Sufficiente per due. Questo per tua figlia. Come dote. D'accordo. Per mia figlia. Quanti sono? Sono 20. Non sono riuscito a trovarne di più, Petronio. Hanno figlie della stessa età della tua. Sono capi di villaggi intorno ad Alessandria e lungo il Nilo. Voglio che provino sulle loro carni. Cosa significa perdere una figlia? Comincia col primo! Cammina. Muoviti! Andiamo via. È meglio evitare la presenza di soldati romani. Quando hai finito, prendi le loro figlie e portale ad Alessandria. Guardia Alice, noi non possiamo proseguire. Dobbiamo lasciarvi. Andiamo! Sei un mercante? Veniamo da Roma. Sono la figlia del governatore Petronio. Riposeremo un poco in questa oasi. Dopo ci accompagnerete ad Alessandria. E così venite da Roma, vero? Eh? Naturalmente abbiamo attraversato il mare con una nave, non col cammello. Lei sarà la figlia del governatore. Ma tu sei solo un mercante. Sì. Grazie, Ermia. L'hai trasformata. Perché tu possa dimenticare l'infelice arrivo in terra d'Egitto. Certo, se ti avessero fatto del male, non ci sarebbe stato legno sufficiente per drizzare le croci occorrenti per i ribelli del deserto.
Cosa ho detto di male? Padre, ho visto i ribelli da vicino. Sono tanti e tutti animati da grande desiderio di libertà. Essi difendono il loro diritto di vivere in pace sotto la protezione della legge di Roma. Dimentica per sempre quello che hai detto, Livia. E non interessarti più di cose che non ti riguardano. Non sarei qui se non fosse stato per la generosità di El Kebir. Non pronunciare più quel nome! El Kebir, Acro ti accusa pubblicamente di aver causato gravi lutti al nostro popolo. Devi ascoltarlo. Che lo spirito di Nur, grande dio della guerra, ti protegga. Così risponde Petronio. Sei contento, El Kebir? Cosa hai ottenuto? Restituendogli la figlia. Ha torturato questi vecchi. E le loro figlie saranno vittime del divertimento di Petronio. Io, Acro, capo della tribù dei Kirsch, accuso El Kebir di aver tradito la gente del deserto. Dichiaro qui davanti a tutti che da questo momento non riconosco più la sua autorità e lo sfido al giudizio degli dei. Ti scongiuro, ritira la tua accusa. Stiamo combattendo la malvagità di un tiranno. Non spargiamo altro sangue. L'Egitto ha bisogno di tutti i suoi figli. Uccidimi! Uccidimi! No, El Kebir. Non puoi rifiutarti. Sai bene che è la legge del deserto. Tu devi ucciderlo. Se rifiuti, non sopravviverai alla pena che dovrai subire. No, El Kebir. No! Thank you.
Come sta? Dorme. Grazie, puoi andare. Acro lo veglierà. Un giorno mi avete detto che sarei stata la prediletta nella vostra casa. Quel giorno credo che ormai non verrà mai più. Un'altra donna è entrata nel cuore di El Kebir. Sosterranno l'abbraccio dei secoli. Il tempo fuggirà inorridito e solo nella notte Osiride giacerà fra le sue braccia. Livia, ricordi questi versi? Sono di Cornelio Gallo. Conosci piuttosto versi d'amore? Io li conosco. La prima poesia d'amore nata in Egitto più di 1000 anni fa. Vuoi ascoltarli? Attenta, Ermia, a non dire parole che l'orecchio di una fanciulla non possa ascoltare. Il mio cuore batte veloce quando penso al mio amore per te. Resta fermo. Resta fermo, mio cuore, non palpitare. Ermia, vorrei confidarti un segreto. Io... Tu ami El Kebir. Oh. Livia, Ermia, ora dobbiamo andare. Domani ci saranno i giochi, tutto il popolo li aspetta. Io davvero preferirei restare qui, a vedere l'immobile tempo che scorre. Andiamo, Livia. Vieni. Questi sarebbero i forti gladiatori che mi avevi promesso? Mi restituirai le 300 piastre che ti ho dato e ti farò frustare. Ora verranno le donne. E così vedrai il genere di divertimento che io preferisco. Guarda bene perché forse farai la stessa fine. Chi sono? Cosa ne farai? Sono le figlie dei capi villaggi. Tarok le falcerà. Questo sarà d'esempio a chi osa opporsi alla mia volontà. Dove vai? Siediti! Ho detto siediti! Cosa significa? Osa sfidare Tarok. Se riesce ad ucciderlo, debbo liberare le donne. Thank you.
Sono Al-Kabir. Mi hai visto in faccia, Petronio. E mi vedrai ancora. Calmati, Livia. È inutile quello che stai facendo. Tuo padre non ti lascerà partire senza il suo permesso. Questa notte tenterò di mandare un messaggio a Roma. Ottaviano sarà avvertito di quello che succede in Egitto. Avresti dovuto farlo prima. Livia. Ho paura, Ermia. Ho paura. L'ho visto uscire dalla tua stanza e ho immaginato. Ora calmati, su. Ho una buona notizia per te. Ho visto il Kabir. Non chiedermi come, quando e perché l'ho fatto. Ti aspetta dopo il tramonto, fuori della porta di Canopo, al tempietto di Iside. Vieni. Andiamo. Vai pure, io aspetto qui. Sono contento che tu sia venuta. Livia, so che lasci l'Egitto. Come l'hai saputo? Sono al corrente di molte cose, soprattutto di ciò che è importante per me. Ed io sono importante per te. Perché vuoi partire? Perché ho scoperto che ciò che hai detto è giusto. Ho visto cosa è diventato mio padre e cosa ha fatto all'Egitto e alla tua gente. Io sento che devo ritornare a Roma. Ti prego, resta. Devo andare. Cercherò di vedere Ottaviano e gli dirò quello che... Livia! Un gruppo di cavalieri si avvicinano al mare. Vieni, presto. No, non possiamo commettere imprudenze. Al-Kabir. Non partire, Livia.
so che quando tutto sarà finito ti rivedrò. Ti ho fatto cercare dovunque. Cesare Ottaviano è sbarcato sulle coste d'Africa e si è accampato a 2 giorni di marcia da Alessandria. Vuole che gli prepariamo una degna accoglienza. Nessuno mi ha avvertito da Roma. Deve essere stata una decisione improvvisa. Non preoccuparti. Ottaviano ha sempre temuto una rivolta in Egitto. È la resa dei conti, Furio. La corda si sta spezzando ormai e noi... Calmati. Dobbiamo fare qualcosa. Ottaviano non perdona. Non è abituato a perdonare. È in gioco il mio avvenire. La mia fortuna. Forse la vita. Andrò al suo accampamento. Gli parlerò. E tenterò di conoscerne le intenzioni. No! Tu resterai qui. Con me. Siamo impegnati nella stessa avventura, Furio. Non è assolutamente possibile che uno di noi due sia lontani. Furio! Non è il momento di offendersi. Pensiamo invece al modo come salvarci, all'unico modo che abbiamo. Quale? El Kebir. Consegnarlo ad Ottaviano significa molto per noi, moltissimo. So io come servirmene. Tu pensa a catturarlo. Alla sua crudeltà, Petronio, ha unito un'avidità insaziabile che in pochi anni ha reso questa terra un solo vasto immenso focolaio di rivolta. Peggio di Crasso in Asia. Molto peggio. Crasso almeno aveva una grande virtù. Era già ricco. Ma c'è un altro problema, forse più grave. Stai diventando vecchio, Varrone. Prediligi i toni tragici. Forse l'ombra di Marcantonio turba i tuoi sogni? Un'altra ombra turberà i tuoi, quella di El Kebir. Già, El Kebir. Ne ho sentito parlare a Roma. Dicono che sia incorruttibile, invincibile. Che appaia e scompaia come i miraggi del suo deserto. Non commettere anche tu lo stesso errore di Petronio. El Kebir non è una favola. È una realtà che tu non devi sottovalutare. La voce del deserto parla di lui come di un essere soprannaturale. Re, figlio di re. E invece è un giovane che combatte valorosamente per la giusta causa del suo popolo. E l'influenza che ha sulla sua gente è tale che tutti sono disposti a morire per lui. Se vogliono morire, lasciamoli morire. Ti piacerebbe che i soldati di Roma montassero la guardia a un cimitero? L'accampamento dei Romani non è lontano, si trova a 2 giorni di marcia da Alessandria. Tu, Acro, chiamerai a raccolta le tribù dell'interno e le riunirai nell'oasi di Cutra. Io, con pochi uomini, aspetterò le tribù della costa, ai pozzi di Sacara. Poi, tutti insieme, marceremo sul campo romano. No, Acro, non combatteremo. A meno che non sia necessario. Ma debbono vederci. Debbono sentire da vicino il respiro della nostra gente e la sua muta protesta. Quanto al grande Ottaviano, voglio ricordargli i nostri diritti. Thank you.
aspetterò per un giorno ai pozzi di Sakara. Se le tribù dovessero tardare, vi avvertirò. Avanti! Cesare Ottaviano ti aspetta insieme al tribuno Gaio Furio Lentulo non più tardi di domani. Va bene, verrò domani. E ora potete andare. Finalmente se ne sono andati. Questi soldati hanno visto El Kebir dirigersi verso un'oasi dell'interno, con pochi uomini. Bene, nelle nostre mani. Non ancora. Lo voglio vivo. Ora occorre sapere qual è quest'oasi. Ce lo dirà il mercante armeno. Questa volta chiederà molto denaro. Non credo. Mi occorrono uomini. Prendi tutte le guardie lice. Ricordati, Furio. È l'ultima occasione che abbiamo di prendere il Kebir. Ermia, ho sentito parlare Petronio e Furio. El Kebir è in pericolo. Fra poco Furio partirà per un'oasi dell'interno con tutte le guardie lice. Ti prego, ho bisogno di aiuto. Debbo avvertirlo, ti scongiuro. Aiutami. Aiutami a raggiungerlo in tempo. Vai a prepararti e aspettami nel parco. Va. Livia, quest'uomo ti condurrà all'oasi dov'è il Kebir. Fidati di lui. Manda subito qualcuno ad Alessandria ad avvertire Petronio che El Kebir è nelle nostre mani, vivo.
Ti avverto che non riuscirai mai ad ingannarmi. Confessa la vera ragione per la quale sei venuta qui. Avanti, parla. Vi scongiuro, credetemi. El Kebir è in grave pericolo. Salvatelo, muovetevi subito. Vi dico la verità, salvatelo. Interratela. Avanti, muoviti. Non vuole parlare, ma credo che non resisterà per molto. Sbrigati. Scendi giù. Lasciala. Dobbiamo interrarla. È un ordine di Akron. Ti ho detto lasciala. Ascoltatemi, se una donna è disposta a morire per salvare l'uomo che ama, significa che dice la verità. Credetele, non vi sta ingannando. Ne sei convinta? Sì, Safar. La porterai con te. Va bene. Falla liberare. Andiamo. Sei libera, ma devi seguirmi. Grazie. Il tribuno Furio Lentulo manda a dirti che El Kebir è stato catturato, vivo. Preparate una scorta. Partirò subito per il campo di Ottaviano. Thank you.
Ho creduto di interpretare i tuoi desideri usando la maniera forte. È un paese molto difficile da governare, questo. Il mio unico desiderio era che tu fossi degno dell'incarico che ti avevo affidato in nome di Roma. Ma tu hai tradito la mia fiducia e hai fatto a Roma un danno più grave della stessa follia di Antonio. Ho agito sempre nel tuo interesse. Avrai sentito parlare di El-Kabir. La sua autorità è grande tra la gente del deserto. La sua fama si sta diffondendo in tutto l'Oriente. E presto potrebbe oscurare la tua gloria. Anche tu credi questo? No, non io, ma il popolo egiziano. Ed è ciò che finirà per credere anche Roma. Io potrei evitarti qualsiasi preoccupazione. Ho El-Kabir nelle mie mani. La sua vita in cambio del mio potere. Cleopatra preferì la morte al mio giudizio. A te nego anche la scelta. Petronio, ti ordino di farti giustizia da solo. E almeno morendo, cerca di comportarti da romano. Le tribù del deserto sono ad un giorno di marcia da qui. Le comanda El-Kabir. Entro domani saranno in vista del campo. Ancora non ho capito che cosa intendono fare. È dall'alba che se ne stanno lì immobili, in silenzio. Hanno aspettato che si completasse il nostro schieramento. Forse sperano di stancarci col caldo e la sete. Tu, Varrone, cosa ne pensi? Leggete poco la storia, signori della guerra. Ad Alessandro il Grande successe una cosa simile. Gli egiziani lo fecero arrostire per un giorno intero. Perché? Vollero che prima della loro voce ascoltasse il vento, la voce del deserto. Guarda. Thank you.
Questo è El Kebir. Ci hai fatto aspettare a lungo, El Kebir. È bene che i romani aspettino. L'attesa dà modo di pensare. Ed essi non l'hanno mai fatto per ciò che riguarda le condizioni dell'Egitto. Chi ti dà il diritto di parlare così ad Ottaviano? Diciamo pure che ci è dato dagli dèi. Basta! Si dimentichino i miti e le leggende di onnipotenti semidei scesi dall'Olimpo sulla terra a guidare la sorte dei popoli. Sono i miti e le leggende che creano le sfrenate ambizioni, spingono alcuni uomini ad amare il potere più della stessa vita e conducono l'umanità sull'orlo della distruzione. Sono perfettamente d'accordo con te, Ottaviano. Che significa questo? Osservalo, fratello. Cesarione. Non c'è posto sulla terra per due Cesari. Non possono splendere due soli sull'impero romano. A nome della mia gente, io ti chiedo che ci sia restituito il diritto di vivere in pace, come ci è stato garantito da nostro padre, Giulio Cesare. Roma non gliel'ha mai tolto. I delitti saranno puniti e la giustizia tornerà a regnare in Egitto. Ho fede nelle tue parole. Io tornerò alla leggenda. Non sarò più né un ribelle né un capo. Ma il giorno in cui ancora una volta Roma mancasse alla parola di Ottaviano, alla testa di questo popolo non ci sarà il Kebir, ma il figlio di Cesare. No. Lasciatelo andare. Appartiene al deserto e nessuno potrà mai cambiare il suo destino. Tutto ciò che posso offrirti è il deserto.